Salvi, 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 salvi. Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come va? A me divinamente. Per fortuna è finita la febbre, è finito tutto quel periodo, diciamo, un po' così invernale, perché siamo entrati nel pieno dell'inverno. E con l'inverno c'è una sola parola che mi viene in mente ed è saldi, 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 saldi e affari, affari, affari. Raga, ho fatto un bel po' di shopping, degli affari pazzeschi, delle cose bellissime. E mi sono anche impazzita, perché io poi quando cominciano i saldi impazzisco. Perché vado sempre alla ricerca dell'affare perfetto e guai, guai a cercare cose che non sono in saldo. Io vado esclusivamente per i saldi. Tant'è vero che la collezione nuova io non la conosco, anche se ho visto delle cose carine poi dopo, diciamo, sbirciando un po' sui siti, perché la mia passione, diciamo, quello che faccio ogni giorno nel periodo dei saldi è aggiornare sempre, vedere se quello può andare bene, quell'altro può andare bene. Raga, vi dico degli affari pazzeschi. In realtà ultimamente sto comprando un bel po'. Se non avete visto il video di Primark, ve lo lascio nell'info box, perché anche lì ho comprato delle cosine, tra cui questo maglione che adoro, questo è il mio colore. Comunque niente, non mi voglio perdere in chiacchiere, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando attivate anche la campanellina e seguitemi anche su Instagram se volete, perché lì nel caso vi aggiorno se il video esce o non esce, o in generale comunque pubblico determinate alcune cose. Mi occorre un fazzolettino per il naso, perché l'influenza, diciamo, è ancora presente in me, e vi lascio al video. Allora, non vi ho detto che, per come tutti i miei video haul, anche questo è un video di vestiti haul e accessori indossati. Gesticolando troppo, voglio iniziare, e inizio con cosa? Iniziamo da Zara. Allora, da Zara ci sono delle cose veramente carine. Il problema di Zara è che sono accatastate, cioè una cosa diversa messa l'una vicino all'altra, quindi veramente si impazzisce. Poi in realtà prima porto una taglia di un pantalone, poi un'altra, infatti mi sono portata nel camerino un sacco di pantaloni di una taglia, poi avrei dovuto prendere una taglia in meno, quindi cioè sono veramente impazzita. Allora, da Zara ho preso questa cosa che la corteggiavo già da un po' di tempo e per fortuna l'hanno messa in sconto. Ve la consiglio se, diciamo, avete bisogno di una sciarpa calda e molto bella. Io ho preso questa da Zara, che più che una sciarpa mi sembra tipo una copertina, perché veramente è avvolgente, molto calda, poi di questi colori che sapete al momento sono in fissa, soprattutto per questo color cammello, abbinata col mio cappottino cammello di Zara, in più abbinata con i guanti che ho preso da Primark, quindi sto facendo tutto un abbinamento. E no, a parte gli scherzi, questa qua già la volevo un po' di tempo fa, per fortuna non l'ho presa perché non pensavo la mettessero in saldo. Quindi questa da 22 mi sembra e 95, l'ho pagata 15,95, quindi un bel po' di risparmio e ne vale la pena. Del motivo per cui vi ho detto prima che c'erano un sacco di cose belle, ma la taglia veramente ora l'ho capita, però diciamo ci ho messo un po' di tempo. Allora, io solitamente porto una 40, ho provato un sacco di pantaloni 36, quindi 40, 36 euro, ma mi andavano larghi, quindi ho preso questo pantalone
che ovviamente dopo vedrete indossato, questo pantalone taglia 34. Allora, dovrei avere l'etichetta perché questo l'ho messo ieri. Un attimo. Sì, allora eccoci. Allora, questo pantalone è a vita alta, è un jeans a vita alta che scende stretto sulle gambe e poi finisce a zampa così, e a zampa, e qui diciamo nella parte finale c'ha questi diciamo questi bottoni. Le mie descrizioni, sapete, non sono perfette, però poi indossato ve lo faccio vedere, è perfetto. Io tendo sempre a comprare pantaloni larghi, diciamo, nelle gambe, però in fondo quelli che mi stanno meglio sono quelli, diciamo, abbastanza attillati. Allora, quindi questo, vi dicevo, l'ho preso in taglia 38 italiana. Sto facendo un po' di confusione, 38-34, comunque se ci parliamo per le taglie europee ho preso una 34, italiana 38. Eccolo, costava 39,95, l'ho pagato 19,95. Corteggiando anche questo da un po' di tempo, per sfortuna non l'hanno messo in saldo, però anche per fortuna, perché era l'ultimo rimasto. L'avevo visto appena lo portarono, lo provai, lo volevo, poi dico vabbè, visto che ero vicina ai saldi, aspetto i saldi. Alla fine non l'hanno messo in saldo ed era l'ultimo, quindi l'ho preso al volo, ed è questo cappellino, ci vedete a fuoco, molto molto caldo, soprattutto per il fatto che ha il, diciamo, il risvolto qui, ma poi è molto compatto, di una lana molto non lo so, veramente veramente calda. Ve lo faccio vedere indossato. Questo non era in saldo, come vi ho detto, quindi l'ho pagato 12,95. Piace molto, e vabbè, in telecamera sembra più bianco di quello che è, ma in realtà è più panna, e veramente veramente bello. Poi ho un piumino dello stesso colore, ultimamente sto cercando di abbinare, non lo so, prima non andavo in queste, non avevo queste fisse, ora sì. Vabbè, comunque molto caldo per questo inverno, poi comunque è un colore adattabile, quindi con questo. Allora, continuiamo da Pull&Bear. Da Pull&Bear ho fatto veramente degli affaroni. Allora, ho preso un pantaloncino, vi faccio vedere questo, un pantaloncino mam, ed è questo, faccio vedere, così. Molto semplice, a vita alta. Ormai io metto solo pantaloncini a vita alta, ma in realtà anche i pantaloni non mi piacciono più a vita bassa, quindi devono essere a vita alta. E questo è stato un bel affare, perché costava 25,99, io l'ho pagato 7,99. Però in realtà io ricordo che questo è un pantaloncino dell'anno scorso, perché io già l'avevo visto l'anno scorso, poi non l'ho preso perché non riesco mai, cioè sbaglio sempre taglia. Infatti anche questo ho dovuto prendere la 38 italiana, perché ho la vita molto piccola, quindi mi andava bene questo, e bellissimo. Sempre da Pull&Bear, allora cercavo una gonna di jeans, però di jeans, cioè jeans, il colore del jeans, perché solitamente ultimamente stanno facendo sempre i jeans però neri,
e ne ho tantissimi. Volevo veramente il jeans color, il jeans classico. Quindi ho preso questa gonnellina a vita alta, vi faccio vedere così, con l'elastico, con i due bottoncini qua. È una minigonna molto semplice, se non fosse per, diciamo, l'elastico qua in vita. Questa ovviamente la vedrete indossata e questa l'ho presa in taglia S da 19,99 a 9,99. Solitamente trovo delle cose veramente pazzesche, sapete che è il mio negozio preferito. Stavolta però non lo so, non mi è tanto piaciuto. Ultimamente sto preferendo Pull & Bear, anche se io ho sponsorizzato gratuitamente ovviamente Stradivarius, perché veramente io là ho trovato i capi del mio cuore, quelli che non dimenticherò, perché veramente delle cose pazzesche. Però attendo gli altri saldi, perché è una cosa che io ci ho fatto caso, poi fatemi sapere se anche voi. Inizialmente, quando mettono i saldi, non mettono tutti le cose, diciamo, che veramente dovrebbero andare in saldo, ma tirano fuori cose un po' più antiche. Poi, col passare del tempo, visto che i saldi durano un bel po' di tempo, poi mettono fuori altro. Quindi mantenetevi, perché ci sarà un altro round sicuramente. Allora, da Stradivarius ho preso questo jeans che avevo visto ad una ragazza e mi piaceva come le stava, quindi io poi prendo sempre un po' ispirazione dagli altri, anche se comunque, diciamo, il più delle volte non mi piacciono gli abbinamenti che fanno, però diciamo io vado per i pezzi singoli. Quindi è questo jeans a vita molto molto alta, che va nelle gambe largo. Questo è il modello che vi dicevo prima, ultimamente sto comprando solo questi modelli, che va nelle gambe, scende largo e poi alla fine sulle caviglie si restringe. Vedete, c'è anche questa cucitura, diciamo è proprio così. Palloncino, anche questo è molto particolare, ovviamente un po' più casual, quindi purtroppo il cappottino sopra non va bene, e, cioè almeno per me, per quanto mi riguarda, a me non piace quel cappottino, quindi lo vedo un po' più sportivo. Allora, anche questo ho preso una taglia 38 italiana, costava 29,99 e l'ho pagato 12 e sì, l'ho pagato 19,99. Ovviamente mi raccomando, voi fatemi sapere sempre qual è il vostro pezzo preferito, perché io sono molto curiosa di sapere a voi cosa piace. So che mi scrivete, cioè mi scrivete spesso che avete un po' i miei stessi gusti e quindi adoro. Poi magari consigliatemi qualche altra cosa che avete adocchiato. Allora, da H&M ho preso, diciamo, nulla di che, però ve li faccio vedere giusto perché alla fine le ho prese. Allora, io sotto i maglioni tendo a mettere delle magliette a mezza manica. Non lo so, perché un po' alcuni mi pungono, ma proprio perché mi sento più comoda. È come se, che ne so, passasse troppa aria, soprattutto in quelli larghi, in quelli ombre. Ho preso queste due, sono metà cotone e metà viscosa, quindi molto fresche, e sono delle classiche magliettine a mezza manica con il collo a giro, così larghe. E ho preso questa tipo prugna,
e alla fine l'ho pagata 1,99, anzi forse ancora meno, perché se sei membro, cioè se fai parte della community di H&M, in questo periodo avevi il 10% di sconto sui prodotti in saldo. Quindi se voi siete membri, mi raccomando, correte, questo è il momento giusto. E poi sempre un'altra maglietta identica a quella ma di un altro colore, di questo beigeolino un po' così, anche questa in taglia S come quella, e anche questa 1,99, che mi sembra poi alla fine io abbia pagato 1,70 più o meno, diciamo il 10% su questi prezzi. Molto carine, e ho preso 2-3 paia di calzini da Tezenis, c'era il 50%, quindi ne ho approfittato. Allora, ho preso, sono tutte taglie uniche, ho preso queste 2 paia di calzini, oddio sono sparaflesciate, quindi questa grigia con il bianco e il verde sparaflesciato, verde o giallo, e queste sono bianche con la striscia fluo gialla, quindi con la tuta, con i jeans, adoro. Andatevi a fare un giro da Tezenis perché ha delle cose veramente carine. Avevo adocchiato un po' di reggiseni ma purtroppo non c'era la mia taglia. Poi altre 2 paia così, col grigio e con le strisce bianche e nere, o con le strisce rosse e grigio più chiaro, quindi sono di spugna. Io già ce l'ho così e sono col bianco e col nero, ma ovviamente non le ho presi in saldi. L'ultima cosa, questi diciamo sono un po' più particolari, e sono questi calzettoni un po' più lunghi, vedete, così, che diciamo hanno questa diciamo linea trasparente velata così col grigio e la linea velata nera, oppure col nero e la lineetta velata così col grigio. Allora, non vi ho detto i prezzi, stavano tutti al 50, questo ad esempio costava 6,99 la metà, e gli altri invece 5,99 sempre la metà. Allora niente raga, siamo giunti alla fine di questo video, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, io adoro, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito e tenetevi pronti perché sicuramente arriveranno altre cosine, ve l'ho detto, io il periodo dei saldi impazzisco e cioè vado a raffica a cercare l'affare perfetto. E fatemi sapere che cosa avete comprato voi, se voi, a voi piacciono i saldi o se c'è troppa confusione, perché conosco persone, delle mie amiche, a cui non piacciono i saldi, eresia. E niente, vi lascio al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao.